Diamo la parola al professor Barteri e in questo modo ci addentriamo nei meccanismi più profondi con cui le radiofrequenze modificano sia il metabolismo cellulare che il funzionamento enzimatico con cui le radiofrequenze appunto influiscono sulle cellule. Sì, io preferirei. Mi sente? Grazie per l'invito. Io preferirei parlare da questa postazione perché è più comodo, perché riesco a vedere meglio il video. E volevo dire, ringrazio l'organizzazione per avermi invitato. Io sono professore di chimica fisica alla Sapienza e là abbiamo sviluppato da almeno una decina di anni studi soprattutto a livello molecolare. Prima la collega ha parlato di studi a livello cellulare, noi siamo scesi ancora più in profondità e siamo arrivati a livello molecolare, anche perché essendo io un chimico fisico, quello è il mestiere che so fare, cioè studiare le molecole. Ora, noi chiaramente abbiamo studiato il range delle frequenze che vanno da 900 a 2500 MHz, e queste frequenze vengono utilizzate per diversi scopi, quali GSM che conosciamo tutti, li abbiamo tutti in tasca, oppure il Bluetooth, che è un'apparecchiatura che è diffusissima, e il forno a microonde che ogni famiglia possiede. Ora, ci sono dei dati documentati e ormai ben provati di danni dovuti a queste radiazioni. Questi sono dati sperimentali che appunto dicono che c'è aumentata una incidenza dei tumori, dell'aneurisma, del neuroma acustico, quindi i telefonini cellulari possono portare problemi a livello dell'apparato uditivo, della fertilità maschile, danni al DNA delle cellule, come si stava discutendo poco fa, e poi soprattutto la formazione di radicali liberi. I radicali liberi sono le molecole particolarmente aggressive che appunto possono interferire con la vita biologica. Inoltre, sono state dimostrate delle interazioni dei campi elettromagnetici col sistema immunitario, la stimolazione per esempio, di allergie infiammatorie, e ancora una cosa molto importante a cui tengo, un collega svedese, dopo vi farò vedere dei dati, mi ha scritto una email dice: "Ti ringrazio perché adesso ho capito per quale motivo è aumentata l'incidenza delle crisi di panico e degli stati depressivi, perché c'è una correlazione tra l'uso di telefonini cellulari e quindi l'uso delle radiofrequenze intorno al gigahertz e certe attività del cervello. Inoltre, sapete bene, lo sappiamo tutti, che le api e gli uccelli perdono orientamento proprio per il fatto che sono esposti a questi campi. Infine, alcune piante modificano notevolmente il loro metabolismo proprio per il fatto che sono in prossimità di ripetitori o di antenne. Diciamo, il forno a microonde ci sono due modi per utilizzare le onde elettromagnetiche. Beh, il forno a microonde è sicuramente quello che usa queste onde per trasferire energia e quindi per diciamo, cucinare, se vogliamo, per riscaldare il cibo. Il dottor Hans Hurich-Hertel dimostrò che il cibo cotto col forno a microonde, mi spiace, darò qualche brutta notizia a qualcuno, è un cibo non sano, nocivo. Per esempio, aumenta i livelli di colesterolo cattivo. Naturalmente lui fu represso violentemente, fu citato in giudizio se ancora si producono i forni a microonde, però è dimostrato che molti cibi cotti col forno a microonde, noi continueremo a dirlo, sono nocivi per la salute perché contengono sostanze nocive. Questo è successo in Svizzera, non è successo nel nostro paese, per fortuna. E
L'altra, invece, le altre cose che possono, l'altro modo di utilizzare le onde elettromagnetiche è quello di utilizzare onde elettromagnetiche con diverse frequenze, e le frequenze invece è la frequenza, non è tanto il trasferimento di energia. Prima si parlava di effetti termici. Non è necessario che per essere nocivo, questo almeno è il mio punto di vista, si debba avere un riscaldamento. Molto spesso è la frequenza che determina degli effetti nocivi. E su che cosa? Come diceva il professor Scalia prima, su membrane cellulari. Le membrane cellulari sono una specie di grosso transistor, nel quale c'è un doppio strato elettrico che, vibrando, chiaramente crea degli campi oscillanti. Oppure su organelli della cellula, quali i mitocondri, nei quali ci sono tutta una serie di reazioni che con intermedi che sono radicali liberi. I cromosomi, tutti noi conosciamo che cosa sono i cromosomi, insomma, ormai si vedono le mappe cromosomiche in giro, sono quelle, il luogo dove c'è l'informazione genetica. E infine le proteine e gli enzimi, che io ho studiato. Perché questo? Perché chiaramente la modificazione di queste molecole che sono essenziali, quali per esempio il DNA. La modificazione del DNA comporta dei grandissimi problemi a livello della fisiologia della cellula, e quindi in questo io sono felice di citare il professor Lai, che è presente qui alla conferenza, che ha dato un contributo notevole agli studi sul DNA, sull'interferenza delle onde elettromagnetiche con il DNA. E arrivando un po' al punto, noi abbiamo fatto studi utilizzando una grande quantità di tecniche diverse, e abbiamo studiato sia proteine metaboliche, cioè quelle che modificano o controllano il metabolismo delle cellule, sia enzimi e proteine che regolano alcune particolari reazioni, che sono le reazioni redox, cioè di ossidoriduzione. I metodi che abbiamo usato, essendo io un chimico fisico, ho usato tutti i metodi spettroscopici, sia in spettroscopia tradizionale che con le spettroscopie molto speciali che utilizzano la radiazione di sincrotrone. Questo abbiamo fatto studi a Parigi, al sincrotrone di Parigi, e prima ancora a Frascati, che c'è il sincrotrone di Frascati che funzionava. Abbiamo fatto studi cinetici, elettrochimici, e una cosa molto importante, modellizzazioni di queste strutture con la dinamica molecolare. La dinamica molecolare è una tecnica che ci permette di simulare quello che succede, no, a livello molecolare alle proteine. Infatti vorrei farvi vedere una cosa: nelle proteine la cosa importante è che non venga alterata la struttura, vedete quella, la prima, la sequenza, che vuol dire sono tanti mattoncini messi insieme, cioè sono gli amminoacidi che costituiscono la proteina. La modificazione di queste comporta una modificazione della struttura. Così come la struttura che vedete lì oscillare, che è la struttura terziaria, non può essere modificata, altrimenti la proteina perde la sua funzione all'interno della cellula. Queste sono cose ai biologi molto note, ma vorrei portare alla vostra attenzione un'altra considerazione. Queste proteine in realtà possono essere considerate, le proteine globulari, possono essere considerate come dei dipoli. Cioè nelle proteine esistono, cioè, degli amminoacidi che hanno carica positiva fissa e dei carica negativa fissa, che vuol dire la sommatoria di tutte quelle cariche comporta il fatto che si crea un dipolo permanente, e la proteina può essere immaginata come un dipolo in grado di oscillare. Infatti l'oscillazione delle proteine fa oscillare il dipolo permanente. Questa oscillazione interferisce con i campi elettromagnetici. Le oscillazioni molecolari delle proteine, noi abbiamo fatto parecchi calcoli su diverse proteine, variano da 0,1 a 10 nanosecondi. E se voi fate rapidamente, da quel tempo di oscillazione si può ricavare la frequenza di oscillazione, che è solamente l'inverso. Praticamente stiamo che un gigahertz è l'inverso di un nanosecondo, perché 10 alla meno 9 secondi corrispondono a un gigahertz. Gigahertz è quella famosa frequenza che è incriminata un po' da tutti, perché è incriminata per i telefonini cellulari, no?
1029 per i radar, mi sembra che questa fosse la frequenza. E perché io dico che queste oscillazioni possono essere particolarmente importanti? Perché in realtà c'è un fenomeno che è indipendente dalla quantità di energia impiegata, che si chiama risonanza, e che permette a queste strutture di collassare, o meglio, queste strutture collassano perché entrano in risonanza con le onde elettromagnetiche che hanno quella stessa frequenza. Vi faccio un esempio, vogliamo fare un esempio che è noto a tutti. Che cos'è? Voi conoscete i ponti di Brooklyn. Bene, se io sul ponte di Brooklyn faccio passare due plotoni di soldati al passo cadenzato, no? Il ponte crolla. Eppure quanta energia possono trasferire questi rispetto a tutte le automobili che ogni giorno passano sul ponte di Brooklyn? Poi, perché c'è un problema di risonanza. I fisici conoscono bene questo problema, e la risonanza può sistematica, cioè meglio, la risonanza può far crollare il ponte di Brooklyn. Quindi l'interazione per risonanza tra queste possono modificare la struttura delle proteine. Noi abbiamo avuto notizia di questo, e qui vi faccio vedere una cosa bella che ho trovato ieri, pochi giorni fa, in letteratura, uscita su Nature. Questa è un'immagine del cervello di un ratto fatto con una tecnica nuovissima, perché rende trasparente il tessuto e fa vedere solamente i neuroni, no? Questo permette di avere una visione ottica del cervello molto chiara, senza sopprimere l'animale, senza dover fare delle sezioni. E quindi questa è una misura vista in vivo. Allora la mia domanda, io vorrei fare una domanda a tutti. Secondo voi, in questa situazione in cui ci sono segnali elettrici nei neuroni del cervello, passano segnali elettrici delle dimensioni che diceva il professor Scalia prima, cioè delle entità, un'onda elettromagnetica può in qualche modo interferire o no? Questa è la domanda. Beh, io penso che basta un piccolo trasferimento di energia a quel livello che si hanno grosse interferenze, quindi danni cerebrali. Noi abbiamo studiato infatti un enzima del cervello che dà la trasmissione nervosa, questo è un lavoro che presentammo 6-7 anni fa, però in cui dimostra che un enzima del cervello, solamente per il fatto di essere stato esposto al telefono cellulare, modificava profondamente la sua struttura e la sua funzione. Infatti non solo cambiavano, vedete questa curva rappresenta il cambiamento delle caratteristiche cinetiche di questo enzima, ma guardate, questo è impressionante, perché questa è a sinistra, c'è la proteina che non è stata esposta, è stata seccata su un vetrino e vista al microscopio elettronico. A destra c'è la stessa proteina dopo l'esposizione dei 20 minuti al telefono cellulare. Mi sembra che basta l'immagine per dire quale può essere un effetto che poi noi abbiamo scoperto essere un effetto cinetico, perché la proteina esposta gelifica e cambia le sue caratteristiche cinetiche. Abbiamo studiato enzimi redox, e qui voglio dire una cosa. Negli enzimi redox si possono avere di meccanismi nei quali sono previsti degli stati attivati che sono radicali liberi. I radicali liberi sono paramagnetici, cioè sono sostanze sensibili alle oscillazioni del campo elettromagnetico, quindi al campo magnetico. Pertanto, se io irradio un enzima redox che ha vedete, questa è una curva che fa vedere che la specie EX asterisco e PX asterisco è una specie ad alta energia, perché è un transiente. Questi transienti sono radicali, se hanno caratteristiche di radicale libere, possono, irradiate con le onde elettromagnetiche, modificarsi profondamente. Questo modifica tutto il meccanismo dell'enzima, e quindi si possono avere delle grosse conseguenze sulla funzionamento di questi enzimi. Questi enzimi sono importantissimi perché, per esempio, nelle piante, nell'uomo, nelle piante, possono presiedere a tutte le funzioni più importanti, per esempio nei mitocondri. Le reazioni redox nei mitocondri producono l'energia delle cellule, producono per esempio l'adenosin trifosfato, che è una molecola molto importante, è come se fosse la benzina
per le nostre automobili che noi consumiamo per poter far funzionare il sistema. E guardate, è bastato poco, direi poco, non è bastato 20 minuti di irradiazione, come queste costanti che rappresentano le caratteristiche fondamentali di questi enzimi cambiano notevolmente. Qui si passa da un valore 1500 a un valore 1300 se io lo misuro dopo l'irradiazione, ma se lo misuro durante, il valore di questa costante diventa 1900, così come la velocità massima praticamente, non dico che raddoppia, ma quasi, aumenta del 70%. Queste variazioni sono drammatiche se per esempio si considera che queste sono proteine, questa in particolare è una laccasi, quindi sta in una pianta, ma ci sono molte proteine che hanno questa caratteristica. Bene, da che cosa dipende questa oscillazione, questo effetto? Dipende proprio dai radicali liberi che si formano come intermedi di reazione. Ora io vorrei concludere dicendo che noi stiamo affrontando il problema da un altro punto di vista e stiamo cercando di evolvere verso un'analisi dei metaboliti, della variazione dei metaboliti che si ha quando si espongono delle cellule. Un po' quello che diceva la collega nel precedente intervento, noi vorremmo sapere come le vie metaboliche della cellula, lei ha parlato di apoptosi, noi parliamo di vie metaboliche e non a caso lavoriamo sempre con il dottor Marinelli e quindi diciamo da lui che vengono queste idee brillanti di studi, quando la cellula viene esposta oppure diciamo viene protetta. Quindi queste variazioni possono essere interessanti e metterle in funzione di che cosa? Della frequenza più che dell'energia trasferita e quindi della potenza. Inoltre io in particolare, siccome mi occupo di nanotecnologie, vorremmo usare delle nanoparticelle superparamagnetiche e vedere se riusciamo a internalizzare queste nelle cellule CEM, quelle che diceva prima Eleonora, e per utilizzare queste cellule ingolfate con delle nanoparticelle di dimensioni più piccole come diciamo dei probe più sensibili alle variazioni dell'inquinamento elettromagnetico. Cioè, che cosa vuol dire? Noi gli infiliamo dentro un'antenna che le rende ancora più sensibili di quello che invece abbiamo visto. Cerchiamo di fare questo. Per ora noi abbiamo avuto una buona esperienza sui leucociti umani, cioè sui globuli bianchi, siamo riusciti a infilarci le nanoparticelle, abbiamo visto che questi le trattengono e rimangono vivi, naturalmente le portano in giro per il corpo dei ratti. Adesso vorremmo fare questo in vivo per esporre queste cellule così attivate con queste antenne e misurare quindi variazioni di campi o se vogliamo livelli di campi elettromagnetici ancora in modo più sensibile. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione e spero di essere stato chiaro. Ringraziamo il professor Barteri per questa molto interessante comunicazione.